La Roma non riesce a ritrovare la vittoria dopo la sconfitta nel derby e il pareggio con il Sassuolo e conclude la sua annata 2022 nel campionato di Serie A con un pareggio. I giallorossi vengono fermati da il Torino sul risultato di 1-1. Roma che interpreta la partita sostanzialmente come le ultime due, gestendo costantemente il pallone ma senza mai trovare l'area avversaria con continuità e soprattutto con pericolosità. Il Torino invece fa l'esatto opposto, ovvero costruisce azioni la maggior parte in ripartenza ma mette in seria difficoltà la difesa giallorossa grazie ai suoi componenti dell'attacco come Radonjić e Miranchuk. Roma che nel secondo tempo però entra con una grinta diversa nel cercare la rete del vantaggio ma viene beffata al 55esimo grazie ad un colpo di testa di Linetti ben indirizzato alle spalle di Rui Patrizio. Il Torino trova la rete del vantaggio. Roma che ci mette un po' per constatare che è in svantaggio e lo farà solamente quando entrerà in campo, ritornerà in campo Paolo Dybala che cambierà decisamente la musica della partita, conquisterà un calcio di rigore al 91esimo clamorosamente sbagliato da Belotti che manda il tiro sul palo e poi al 94esimo la Roma salva il salvabile grazie ad un gol dalla distanza su ribattuta proprio di un tiro che era finito sulla traversa di Paolo Dybala di Nemanja Matić. Roma che delude perché oggi la partita andava vinta per risollevarsi dopo il periodo, dopo il periodo buio che comunque la Roma aveva vissuto nell'ultima settimana, per conquistare punti fondamentali a livello di classifica. Roma che questo non fa e rimane al settimo posto, conclude l'anno al settimo posto, che dire, c'è molta delusione. Dalle pagelle inizierei da Mourinho perché siamo alla fine di un periodo, alla fine di una sorta di primo campionato, di una sorta di girone di andata e Mourinho sicuramente ha dimostrato che ancora la Roma, come aveva iniziato l'anno scorso, ha dimostrato altalenanza, non è mai riuscita a dare comunque a dimostrare una continuità e questo è sicuramente l'errore più grave che i giallorossi hanno commesso in questa prima frazione di stagione. E possiamo dire che si meritano di stare al settimo posto perché appunto per ambire a qualcosa come la Champions League bisogna avere costanza soprattutto nei risultati. Rui Patrizio 6, sufficiente. Rui Patrizio non poteva far meglio in nessuna occasione. La difesa ancora male, siamo qui ancora a dire difesa bocciata, male Ibanez, male Mancini, male Smalling. Mancini anche troppo nervoso, con la fascia di capitano troppo nervoso, sempre pronto allo scontro, non mi è piaciuto neanche sotto questo punto di vista. Per lui un 5 anche per gli altri due membri della difesa, sempre troppo superficiali nelle coperture. Centrocampo della Roma inesistente, infatti per me 0 Cristante, 5 Camarà, si salva Camarà perché comunque ha dimostrato qualcosa, soprattutto per quanto riguarda le azioni offensive, malissimo Cristante 0, per me 0 Cristante perché non ha proprio dimostrato di saper né difendere e nemmeno costruire le azioni come Mourinho vorrebbe, quindi 0-0, uno 0 pesantissimo per Cristante. Male anche gli esterni, Zaleski e Celik non riescono a seguire la squadra nelle azioni offensive, malissimo entrambi, 5 anche per loro, malissimo Tammy Abraham, malissimo Zaniolo, 5 anche per loro, un 5 pieno. Volpato 4 e mezzo, Volpato veramente non ha fatto nulla, anzi ha solamente sbagliato controlli, passaggi, quindi, e ha giocato solo il primo tempo, quindi figuriamoci. Male anche Sharawi che è entrato, anche se qualcosina l'ha fatta vedere, 5 e mezzo, insufficienza non gravissima per l'esterno italiano. Entra Belotti che sembrava aver dato comunque una scossa alla Roma insieme all'entrata di Dybala in campo, però poi fallisce quel rigore che gli dà, che quindi non può che non farmi ripensare sulla sua prestazione. Devo dare per forza un'insufficienza anche a Belotti. Male il reparto offensivo veramente della Roma, veramente male. Sufficienza per Matić centrato per un gol bellissimo sostanzialmente, che fa gol che regala un punto, meglio di zero, e quindi Roma che esce con un punto amarissimo perché oggi andava vinta per concludere questa prima parte di stagione nel migliore dei modi. La Roma non lo fa e ci sono tanti problemi, tante difficoltà
sui quali e sulle quali la Roma in questo periodo dovrà sicuramente pensare, ragionare, dovrà puntare a correggerle, perché sono veramente delle problematiche evidenti che Mourinho deve far presente ai giocatori, e tutti insieme, tifoseria, gruppo, società, ci dobbiamo rialzare per costruire qualcosa nel futuro prossimo della Roma, perché con queste basi, anche con un Dybala, anche con un Wijnaldum, la Roma non arriverà da nessuna parte, non potrà centrare nessuno degli obiettivi